La Juventus è alla ricerca di un giocatore che possa colmare quel vuoto che c'è lì, largo a sinistra, in attacco, senza Morata, con delle difficoltà per arrivare all'attaccante dell'Atletico Madrid. Ecco che Juventus trova delle e cerca delle soluzioni alternative. Delle soluzioni alternative le ha indicate anche chi? Di Marzio, che parla del mercato della Juventus, che ci informa sul mercato della Juventus, che fa un nome che in qualche modo torna di attualità, perché se ne parla non da quest'anno ma già da un paio d'anni che si parla di questo giocatore in ottica Juventus. Scopriamo di chi si tratta. Io prima però ricordo di supportarci, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like a questo video per semplicemente per supportarci, perché è gratuito, perché non vi costa nulla, e quindi vi ringrazio davvero di cuore. Cerchiamo di arrivare a quota 45.000 iscritti, tra l'altro. E allora, andiamo a notizia, perché secondo Gianluca Di Marzio la Juventus continua a monitorare la situazione che porta Giacomo Raspadori. Di Raspadori in casa Juve si parla da 2 anni. Ricordo ancora quando Di Marzio parlava dell'addio di Cristiano Ronaldo il 28 agosto e diceva la prima alternativa è Giacomo Raspadori. Tutti noi rimanevamo un po' storditi, come fa a essere Raspadori? Perché? Perché Raspadori, insieme a tutti gli altri giocatori del Sassuolo, sono di quei giocatori che fondamentalmente, se ti ci metti lì a trattare col Sassuolo, prima o poi lo prendi. Perché si costano, però alla lunga si possono anche comprare. Il problema è che la Juventus non aveva così tanto tempo per poter comprare Raspadori, quindi si è buttata su Ken. Ma Raspadori è continuato ad essere un obiettivo di mercato per la sua duttilità, per essere un giocatore che in questa Juventus potrebbe giocare in vari ruoli, esattamente come proprio come Morata può fare il sottopunta, l'attaccante esterno o la prima punta. Quindi parliamo di un giocatore che la dirigenza bianconera individua ancora come un giocatore possibile, e secondo Di Marzio addirittura c'è fissato un incontro con gli agenti del giocatore e ha avviato i primi contatti col Sassuolo per cercare di acquistarlo e superare chi? Il Napoli, che invece sul giocatore da più tempo in questa sessione estiva di mercato e che sta cercando di prenderlo anche in virtù di una possibile cessione di Osimhen, magari non quest'anno, magari l'anno prossimo. Osimhen al Napoli secondo me non ha le ore contate, però prima o poi uno di quei giocatori talmente bravi e talmente preziosi che il Napoli prima o poi venderà. Un Napoli che è in fase di totale ricostruzione, ha lasciato in un anno Mertens, anche lui di cui si è parlato in orbita Juventus, si è parlato di Koulibaly, anche lui ha lasciato il Napoli, si è parlato di Juventus, ma poi non è andato alla Juve bensì al Chelsea, ha lasciato andare via Ospina. Sono tanti i nomi che sono andati via da Napoli, compreso Insigne. Ecco che il Napoli sta cambiando molto. E Raspadori è un nome che intriga anche la società napoletana, che però in questo momento vede affiancata la Juventus proprio per Raspadori. Alla Juventus e al Napoli piace questo giocatore perché può fare entrambi i ruoli. Al Napoli può fare nell'attacco a tre sia il vice Osimhen sia il vice Kvaratskhelia, nuovo talento georgiano che a sinistra ed è stato designato come perfetto erede di Lorenzo Insigne. Occhio però, perché nel Napoli non soltanto nel 4-3-3 ma nel 4-2-3-1 lui può fare l'alternativa invece anche non soltanto a questi due che vi ho indicato, ma anche al trequartista che era Mertens, è stato venduto, e a Zielinski, che anche lui è in orbita cessione in casa Napoli, anche lui potrebbe essere ceduto, perché nel Sassuolo di De Zerbi prima e di Dionisi dopo lui ha cambiato vari ruoli. Quest'anno per esempio ha cominciato come, anzi la scorsa stagione, quella appena conclusa, aveva cominciato come prima punta, una prima punta che però si vedeva che non aveva proprio quella cattiveria sotto porta e quella grinta e quella capacità e anche quella fisicità. Queste considerazioni sono state valutate da Dionisi, che ha portato il giocatore poi a spostarsi. Perché? Perché lì davanti il Sassuolo aveva un altro gran bel giocatore, che era Gianluca Scamacca, appena ceduto al West Ham proprio dal Sassuolo, e quindi altra cassa per il Sassuolo, che potrebbe in una sola estate perdere i due attaccanti più importanti. La scorsa estate ha venduto Caputo, ma soprattutto oggi può vendere questi due giovani. Il primo è Scamacca, che ha già ceduto, il secondo a Raspadori. Quindi dei tre che l'anno scorso hanno fatto grandi cose rimarrebbe solo Berardi, che tra l'altro ha preso la maglia numero 10, testimonianze come il club neroverde punta forte su di lui. Ed ecco che quindi può giocare come trequartista alle spalle della punta, come esterno, sì, perché Dionisi poi mette Scamacca punta e mette poi il buon Raspadori prima esterno largo a sinistra e poi quasi trequartista sotto punta in appoggio a Scamacca, e lì esplode Raspadori perché ricomincia a far gol come lo scorso anno, come l'anno precedente.
Il problema è che quest'anno è andato via Scamacca, si cerca un'alternativa lì davanti, anche se è stato preso Alvarez, secondo me molto intrigante, che potrebbe essere una vera scommessa anche da Fantacalcio per quest'anno, ma occhio perché secondo Di Marzio il Sassuolo si è inserito e qui c'è un intreccio di mercato clamoroso, perché vi ricordate quando qualche giorno fa vi raccontavo dell'Atalanta che puntava, era molto vicina a Pinamonti per sostituire Muriel, che è in orbita partenza, Muriel cercato alla Juventus come esterno offensivo. Ora succede che Raspadori è sul mercato, che il Sassuolo ha perso sia Scamacca e potrebbe perdere Raspadori, e quindi oltre Alvarez sta puntando anche Pinamonti, su cui c'è forte l'Atalanta, ma in questo momento rispetto all'Atalanta il Sassuolo, se dovesse vendere anche Raspadori, avrebbe molto più cash, perché ha ottenuto quasi 40 milioni per Scamacca. Potrebbe ottenerne un'altra trentina per Raspadori, ha voglia a prendere Pinamonti, che è invece di proprietà dell'Inter, che ne vale una ventina. Quindi vedete, il mercato è tutto collegato tra sé. Raspadori che può arrivare a sostituzione di Mertens, che è in orbita Juve a parametro zero. Raspadori che però è conteso col Napoli dalla Juventus stesso, che cerca questi giocatori. Se Raspadori va al Napoli però, Muriel potrebbe salutare l'Atalanta, però Pinamonti potrebbe anche andare da solo. Come vedete il mercato è incredibile, è davvero un mondo clamoroso. Io vi dico la verità, Raspadori in questa Juventus ci potrebbe stare, ma non mi convince tantissimo. Magari potrebbe essere un colpo alla chiesa, c'è un nome che arriva alla Juventus, non arriva con grande clamore, viene anche un po' snobbato, ma poi diventa un grande giocatore all'interno della Juventus. Quindi questo potrebbe succedere. Però io francamente, come esterno che parte da sinistra, io preferirei più un giocatore che o è un giocatore alla Muriel, quindi molto frizzantino, molto vicino alla porta, che può fare grandi cose, oppure un esterno a tutta fascia. E a quel punto io preferirei un Kostic, che lo prendi a costi più meno elevati, e secondo me ti dà anche più garanzie, perché è un giocatore più abituato al contesto europeo, salta più l'uomo, è più esterno fondamentalmente. Quindi se devo scegliere tra tutti i nomi di cui si sta parlando, e quindi si è parlato di Muriel, ottimo secondo me come seconda punta, un po' meno come esterno, e anche come vice Vlaovic. Si è parlato di Kostic, esterno a tutta fascia, mi piacerebbe avere un 4-3 puro. Preferisco Kostic, preferisco Muriel, preferisco addirittura Mertens, di cui si è parlato, ne ha parlato anche la Gazzetta. Preferisco però solamente più Mertens a Raspadori. Forse Raspadori lo preferisco a Timo Werner, che è una punta effettiva e che la Juventus dovrebbe fare la seconda punta, ma occhio perché su Werner si allontana sempre più la pista Werner. Sembra possibile, plausibile un ritorno all'Ipsia, clamoroso come il Chelsea prende il Werner prima dall'Ipsia, investendo tantissimo, all'Ipsia faceva benissimo e al Chelsea va male. Poi il Chelsea punta su Lukaku, che andava fortissimo all'Inter, ecco, entrambi tornano nelle squadre di appartenenza, è un Chelsea che forse non valorizza così tanto gli attaccanti. Forse c'è da farsi qualche domanda in ottica Chelsea, stiamo a vedere. Sai, il fatto che l'idea Werner viene un po' meno, l'idea Morata sempre più complicata, io vi dico, a me piacerebbe vedere un cambiamento totale, e quindi magari non vedere più Morata, non perché ci sia qualcosa contro Morata, attenzione, ma perché semplicemente l'idea del cambiamento affascina sempre, soprattutto mi piacerebbe vedere o un esterno puro alla Kostic, oppure un giocatore grande talento come proprio come Muriel. L'idea Raspadori non è che mi intrighi tanto, non mi ha mai intrigato tanto. Paura che possa fare un po' la fine di Moise Kean, fondamentalmente. Cioè, strapagato perché è molto giovane, molto pompato anche mediaticamente, però poca roba, non lo so, non mi ispira più di tanto. Però voglio sapere cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti.